Come sapete ragazzi, all'interno del mio server ci giocano tantissime persone e ultimamente io ho fatto un video ragazzi dove appunto mi fingevo un hacker per diventare milionario e poi appunto mi sono rivelato come Marques. Quest'oggi andremo a passare ben 24 ore in incognito all'interno del mio server Minecraft ragazzi. Ormai il mio server Minecraft ha la modalità più grande in Italia, ovvero la survival, che è, come ripeto, è la più grande. Non vi resta altro che ovviamente entrare. Questo è l'IP ragazzoli miei e dovete per forza entrare a giocare la modalità ragazzi. Quest'oggi giocherò come uno di voi in incognito. Il mio nome, come state vedendo nella scoreboard, è Mia Mio Miao, non chiedetemi perché. E soprattutto ragazzi, ho un forte mal di gola, quindi ciò vuol dire che dovete lasciare tutti un bellissimo like a questo video perché la mia gola ne sta risentendo. Se lasciate like sarò sicuramente meglio. Ma ora non perdiamo tempo, andiamo ad infiltrarci direttamente nella modalità survival. E voi direte: Marques, ma perché solo 50 giocatori? Lo so ragazzi, siete abituati a vederne 250 al giorno. Il punto è che sto registrando che sono le 20 di sera da me in Canada e in Italia ovviamente sono tipo le 3 di mattino, non ne ho idea. Quindi ragazzi è normale, ma non perdiamo tempo, infiltriamoci nel server, o meglio nella modalità, ed eccoci qui dentro. Perfetto, allora ci troviamo ovviamente all'interno dello spawn, non abbiamo nulla e tutti voi come sapete ragazzi iniziate con un kit normale, quindi in poche parole il kit inizio. Ovviamente io però vi do subito un consiglio, perché certo Unbreaking 1 quindi è buono, però vi consiglio di toglierlo appena entrate nel server e provatelo ragazzi entrando nella modalità. Togliete direttamente tutto quanto, lasciatevi solo il cibo e le ender pearl perché sono buone, fate slash kit e riscattatevi il kit utente, perché come vedete ragazzi è l'unico kit che avete disponibile, perché questi altri kit sono i kit ovviamente ragazzi, come dire, più costosi. Quindi l'unico kit gratuito è questo qui, quindi prendiamoci tutto. E ragazzi, il nostro obiettivo ovviamente è iniziare a fare qualche amicizia e sicuramente potenziarci. Vediamo un pochettino com'è la situazione. Andiamo direttamente a fare un RTP al centro qui, allontaniamoci ovviamente dallo spawn perché non abbiamo bisogno, e andiamo a vedere. Io voglio, secondo me ragazzi, mandare subito un messaggio in chat. Oh mio Dio, perché diavolo sono spawnato qua? Oh, in un villaggio, va bene, ottimo. Voglio andare a mandare un messaggio in chat e voglio scrivere: ciao, sono appena entrato e sto facendo amicizia. Qualcuno che vuole essere mio amico? E vediamo ovviamente cos'è che mi dicono. Che strano ragazzi, non giocare con il mio account è veramente stranissimo, però è anche divertente alcune volte, devo dirvelo. Più che altro perché in questo modo posso giocare liberamente senza che nessuno mi riconosce, ed è proprio perfetto, mi piace. Ora vediamo un attimino, lui vende oggetti forti, non ne ho bisogno. Voglio fare nuove amicizie, sapete cosa mi è venuto in mente ragazzi? Magari perché no, infiltrarmi dentro un clan, sarebbe tipo perfetto. Voglio vedere se qualcuno magari vuole fare amicizia con me. Dai, ma sono veramente così brutto con questo elmettino, cioè veramente nessuno vuole fare amicizia con me. Non ci credo, non ci credo, dai su. Mi è arrivato un messaggio da Fuffy Loop: ciao, anch'io sono solo, voi ti va di diventare amici? Certo, perché no, mi farebbe molto piacere. Ci vogliamo incontrare? Ok, facciamo una cosa, chiediamoglielo ragazzi, chiediamolo, vediamo un attimino se lui preferisce che ovviamente ci incontriamo. Perfetto ragazzi, è perfetto, già abbiamo un'altra persona. Come vedete, entrando nel server potete fare anche nuove amicizie e avere nuovi amici ragazzi. Ecco perché vi dico entrate nel server ragazzi. Come vedete è veramente un posto tranquillo, o meglio ora lo spero, ma lo scopriremo con questo video ragazzi andando avanti. Vediamo se riusciamo ad infiltrarci a rubare qualcosina, ok? Lo so, io per questi video ho il pass, ok? Posso rubare qualcosina, vediamo. Sì, mandami il TPA, vieni a casa mia. Perfetto. Perfetto, allora andremo a fare subito il TPA. Ragazzi, allora, io mi fido dei giocatori, ok? Incrociamo le dita, non credo che voglia truffarmi o magari, non lo so, uccidermi subito. Spero di no ovviamente, ma questo ragazzi non me lo dice nessuno. Ok, oh, direttamente dentro casa sua, wow! Però è una casa bella. Oh, ok, ma scusami, io non ho... posso modificare i cartelli? Non posso aprire le land? Ah, però io posso toccare tutto? Cioè, posso vedere anche quello che hanno nelle chest? No, le chest non le posso aprire, quindi le casse no. Posso rompere la casa? Non posso rompere la casa, però posso... Posso aprire la porta? Non sto capendo. Va bene, forse avrà climato forse fino da questo blocco teoricamente. Va bene. Oh, comunque è una bella casa. Io non posso toccare nulla. Armatura, quanto la vorrei questa armatura. Ok, però non puoi toccare contenitori e non posso fare nulla perché ovviamente la casa è del nostro amichetto. Signor zombie, lei non è invitato. Io sono con insieme al mio amichetto nuovo, bellissimo. Ok, perfetto. Ora per parlare però vorrei parlargli. Anzi, andiamo a mandare un messaggio, gli diciamo: per caso puoi mettermi il claim? Non posso fare nulla e non mi piace giocare così. Ti prometto che non farò nulla. Mi saranno qualcosa, tipo dei cartelli sicuramente per scrivere. Però se mi dai claim o comunque mi dai permessi sarebbe meglio. Mi dai permessi, please?
Va bene, oh, ok, mi stanno subito i permessi, quindi mi vuole aggiungere direttamente alla casa. Vediamo, dai, 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 tanto non tocco nulla, sono onesto, non voglio far nulla. Poi vabbè, se troviamo un'armatura un pochettino più bellina, tipo quella lì. No, però non la voglio rubare, non la voglio rubare, gliela andrò a chiedere e vediamo se me la dà. Il player mia mia ora membro della nostra land. Oh, 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 12 diamanti, ok, questi diamanti non li voglio prendere. Va bene, non ha nulla di che comunque. Cosa c'è scritto? Legna e vetro, mattoni di pietra e ciottoli, ok, pozioni, va benissimo. E piccone guardian, ok, questi mi interessano. Sono ragazzi, devo essere sincero. Andremo a mettere un cartello e gli diciamo: per caso posso avere questa armatura di diamante? Please, sono povero. Dai, aiutami. Ok, 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 chiediamolo, ragazzi. Sono proprio così sfacciato, devo essere diretto. Ok, vediamo. Se mi dici di sì, tipo ci prendiamo un'armatura guardian. È un'armatura guardian, fammi vedere. Non la voglio toccare, voglio solo vedere quello che mi dice. Cosa puoi darmi in cambio? Il problema è proprio questo, ragazzi. Non posso dargli nulla in cambio. Ma non vedi, sono povero. Non posso dare nulla. Se me la regali, giuro che ti... non lo so, che gli posso fare? Ti ricompenserò in futuro, ok? Glielo promettiamo, ragazzi, va bene? Dai, gli ricompenserò, non lo so, vabbè, qualcosa gli diamo, ok? Va bene, non lo voglio sapere adesso. Voglio solo quell'armatura. Dai, dammi quell'armatura, ti scongiuro. È bellissima, va bene, mi fido. Oh, davvero mi vuole dare l'armatura? Non ci credo, ragazzi. Cioè, anche gli utensili? Sta recuperando gli utensili? Non ci credo, anche l'armatura. Oh, non è vero, non è vero, ragazzi, abbiamo un'armatura nuova. Non ci credo, ragazzi. Vabbè, questo, allora, persone così non so se se ne trovano, ma questo è veramente super super gentile. C'è un'armatura guardian, ragazzi, che comunque è super super potente. Ti vado a mettere magari, esatto, le altre cose anche qui. Però, ragazzi, è stato super gentile, grazie mille davvero, sei unico. Beh, ragazzi, l'armatura guardian, cioè l'armatura guardian, parliamo che è letteralmente, iniziamo con l'utente, il creeper, i blades, le evoker, poi il guardian, e dopodiché c'è il warden e la dragon. Quindi l'armatura è la terza armatura più forte del server. Non per dire nulla, ragazzi, però ci ha fatto un regalo assurdo. Ora direi che possiamo anche salutarlo e andiamo a fare un giretto per vedere un attimino cosa è che riusciamo a fare. Soprattutto perché voglio poter entrare in un clan e lui è un giocatore da solo. Quindi andremo a dire: perfetto, allora io ti ringrazio ancora. Adesso vado a fare un giretto nel mondo, essendo che non ho ancora esplorato nulla. Ok, bene. Quindi in caso ci vediamo dopo. Perfetto, ragazzi, allora io l'ho ringraziato, lo salutiamo, abbiamo un'armatura già super potente e adesso andiamo a farci un mega mega giretto un attimino per vedere esattamente se troviamo qualcosa. Quindi scrivemi in chat se qualcuno magari è in un clan e sta cercando persone, quindi possiamo infiltrarci in un clan. Questo è uno dei miei obiettivi, ragazzi, assolutamente. Quindi vediamo cosa succede, giocare da incognito nel mio server, perché fidatevi che non è molto semplice. Va bene, buona fortuna, grazie mille amico, ci becchiamo dopo, ciao ciao. Bene, ok, ragazzi, andiamo a farci un giretto e ora vediamo. Tra l'altro la land di questo amico ce la possiamo salvare? No, vabbè, non è importante. Prendiamoci anche un pochettino di legno e possiamo scrivere in chat se ovviamente qualcuno cerca un aiuto per lavorare, quindi magari per fare dei soldi, perché abbiamo solo 1000 dollari, ragazzi, sono pochissimi. Quindi voglio andare a chiedere in chat: qualcuno che cerca aiuto per lavori o cose simili? Ho bisogno di fare soldi. Perfetto, io chiedo in chat, ragazzi. Vediamo ovviamente chi si offre e soprattutto quanto offrono. Ho mandato di nuovo il messaggio, come stai vedendo, ma non arriva nessuno, o perché ci sono pochi giocatori, o non ne ho idea, ragazzi. Ma non lo so, non voglio vedere. Io sono sicuro che qualcuno prima o poi arriverà, anche perché io lo sto spammando. Dai, per favore, una persona che mi può offrire un qualcosina di lavoro. Funko porcino, puoi venire da me se vuoi. Oh, ok, perfetto, sei l'unico che mi ha risposto. Per fare cosa posso sapere? Ok, allora, teoricamente abbiamo una possibile occasione di lavorare. Ora, non lo so, vediamo, qualsiasi lavoro va bene. Anche se non sono tanti soldi, va bene lo stesso, perché ragazzi siamo poveri, abbiamo solo 1000 dollari. Qui se finisce il cibo, nemmeno il cibo possiamo permetterci, perché è pagamento. Ecco perché vi dico, ragazzi, la modalità mia, quindi la modalità survival, è sicuramente bellissima e vi divertirete. Però ragazzi, dovete essere molto furbi per fare molti soldi. Puoi fare il piano interrato di casa mia per 50k? Oh, ok, allora sì, si potrebbe fare. I materiali li hai tu? Allora, effettivamente, ragazzi, per fare il piano interrato, quindi intende un piano di sotto, quindi intende che teoricamente il piano terra, piano sotto, non ne ho idea adesso, ma qualsiasi piano va bene. Per 50k non è più così male. Cosa mi ha detto? Vediamo. Sì, ho tutto io, perfetto, quindi hai materiali, ha tutto, mi devi dare solo i materiali. Ci fidiamo, andiamo, ragazzi, anche perché non voglio perdere questo kit. Perfetto, allora accetto. Ti posso mandare il TP? Ok. Ora quello che voglio fare è andare, farci questi 50k e dopo che abbiamo fatto
botto un pochettino di soldi, possiamo infiltrarci in qualche clan. Cosa mi ha detto? Certo, manda pure. Perfetto, TPA, fungo, porcino e andiamo. Mangiucchiamo, ragazzi, i nostri soldi sono in arrivo. Io lo sapevo, ragazzi. Io lo sapevo. Come cavolo faccio a scappare? No, ho tirato l'ender per male. No, dovevo uscire. No. Perdiamo l'armatura guardian. No, ragazzi, no, non ci posso fare nulla. Anche l'armatura potente lui. Dai, ma non è possibile. Perché mi devo beccare? No, non mi ha ucciso. Che, come faccio a uscire? Non posso. Ok, posso far così? Mangia, posso recuperare un po' di vita? Cosa fa? No. Sono morto. Posso ripiazzare il blocco? Dai, muori per favore, muori. No, non chiudi. No, ho messo il cartello. Chiudi. Ho messo cuore. No. Ragazzi, però non ci credo. Io lo sapevo, non dovevo fidarmi, soprattutto delle persone che ci sono a quest'ora. Ecco, abbiamo perso l'elmo guardia. Cioè, altro che elmo guardia, abbiamo perso tutto il kit guardian, ragazzi. Non ci credo, era questo kit qui. E ora non mi dire che non abbiamo nemmeno il kit utente a disposizione. Non abbiamo nessun kit. Ragazzi, però non ci posso credere. Devi aspettare 23 ore, ovviamente, perché il kit utente lo puoi riscattare ogni 24 ore. Non ci credo, ragazzi. Non ci posso credere. Però vedete queste cose. Allora, intanto è bannabile. Ah, ride pure, fungo porcino. Sì, ridi. Ora fungo porcino, vado a salvarmelo e ora me lo appunto nell'altro monitor, non ti preoccupare. Ok, sapete perché, ragazzi? Perché ora vado a bannarlo appena finisco questo video. È bannabile il TP kill, questo vuol dire TP kill. Effettivamente quello che avete appena visto, che mi diputa una persona che mi sta truffando e mi ha detto una cosa per un'altra. Ah sì, ti faccio fare il piano interrato in casa mia, poi boom, mi ammazza. Ok, va bene, tranquillo, non vi preoccupate, poi ci penso io con lui. Però ragazzi, non ci credo, ma io sono sicuro che i miei marchessini, quindi i marchessini onesti, e fatemelo sapere nei commenti, non fanno queste cose. Fatemi sapere, ragazzi, se siete dei marchessini onesti o disonesti. Scrivetemi nei commenti, marchessoni sono un marchessino onesto oppure no. Sono curioso di sapere. Allora, ragazzi, sapete cosa? Andiamo ovviamente a fare un RTP e possiamo andare in giro a vedere se riusciamo a riaccumulare qualcosa. Perché per forza, ragazzi, non abbiamo nulla, non abbiamo nessun kit. Ripartire adesso in queste condizioni è un po' brutto. Però ho pensato ad una cosa migliore. Ora effettivamente ne possiamo approfittare e appunto voglio andare a scrivere in chat: sono stato appena truffato e mi hanno rubato tutto. Ho perso completamente tutto l'inventario. Please, sono povero. Qualcuno che mi offre lavoro? Per favore, dai. Qualcuno che mi offre lavoro? Qualsiasi cosa va bene, ragazzi. Sì, qualsiasi cosa va bene, esattamente. È indifferente, tanto, ragazzi, veramente di tutto. Per fare un pochettino di soldi. Perché ora con i soldi, se vado a fare slash shop, ragazzi, non mi posso comprare nulla. Nemmeno a dire che mi posso comprare, che ne so, delle armature, delle cose. Cioè, con $1000 mi posso comprare un ender pearl. Ma quanto mi conviene? Forse ho letto che... Oh, ciao, mi aiuti a finire casa, ti pago. Porchetta. Ehi là. Ciao. Certo, ti potrei aiutare, però voglio sapere quanto mi paghi. E ora, ragazzi, andiamo senza nulla. Tanto effettivamente andiamo senza nulla. Anzi, voglio anche mandare l'inventario nella chat, così non mi possono truffare. Cioè, se mi ammazzano in questo modo non ha senso, ragazzi, non si prendono nulla. Quindi effettivamente non gli conviene assolutamente ammazzarmi, proprio per niente, ragazzi, per niente. Ora mi ha detto 60k vanno bene. Oh, certamente. Non mi ammazzare però. Tanto non ho nulla. Mi hanno appena truffato. Ok, ora io gli vado a mandare il TP direttamente. Quindi TPA, accettami pure il TP. Tanto, ragazzi, se mi ammazzano io non ho nulla. Cioè, mi hanno truffato. Cosa vuole fare? Non può fare nulla. Quindi andiamo a vedere. Per favore, mi ha accettato il TP. Non mi ammazzare, per favore. Almeno tu, ti scongiuro, non mi ammazzare. Fai che non mi ammazzi. Ok, non mi ha ammazzato per il momento. Salve, ciao, come stai? Tutto bene? Perfetto, io non ho nulla, ma proprio nulla. Quindi andremo a chiedere ai materiali da darmi per... Tra l'altro mi sta già dando... Ok, già materiali, perfetto, grazie mille. Allora inizio subito, cosa vuoi che ti faccia? Iniziamo subito a fare intanto la crafting table, vediamo un attimino cos'è che lui vuole che io gli vada a fare. Mettiamo subito qui, quindi intanto sicuramente dobbiamo finire la casa piano. Allora è piccolina sicuramente, bisogna fare un po' il tetto. Ok, perfetto, ci penso io, stai tranquillo. Ok, quindi allora dobbiamo finire sicuramente le finestre, abbiamo bisogno di sabbia. Il tetto va bene, ora non ho utensili, non ho nulla, posso comprarmi del cibo, cioè nel senso anche le pareti. Ok, devo fare un sacco di cose, quindi investiamo un pochettino, compriamoci del cibo, magari delle corde d'oro che sicuramente sono le più buone. Perfetto, anche se potevo risparmiare un pochettino, ma va bene. Iniziamo subito a fare direttamente le scale, ragazzi, anzi facciamo tutto il legno. Ok, tanto comunque dobbiamo finire il tetto, quindi ne abbiamo bisogno di scale. E anche lui sicuramente sta per finire. Ok, allora il mio obiettivo
obiettivo è fare tutto quanto il tetto, ragazzi. Per 60k, cioè tanta roba, assolutamente, scherziamo, ma proprio tanta tanta roba. Ora magari no, devo andarlo a mettere magari uno più dentro. Mi vedrà che sono povero, che non ho nemmeno, cioè, gli utensili. Mi darà qualcosa? Non lo so, non ne ho proprio idea, ragazzi. Però mi sembra abbastanza bravo questo ragazzo. Come vedete mi sta aiutando, quindi vuole solo un aiuto. Sicuramente perché, non in questo modo, come dicevo, o sicuramente perché è da solo e non lo so, non vuole stare da solo. Non ne ho idea, ragazzi. Ho già un creeper davanti casa. Signor Porchetta, non credo sia la cosa proprio migliore. Quindi in questo caso possiamo andare a chiudere? Sì, andiamo a chiudere magari in questo modo. Boom, perfetto. Voglio alzarlo ancora di uno e dopodiché andremo direttamente a chiuderlo tutto. Bene, quindi, signor Porchetta, non faccia esplodere il creeper però, mi raccomando, bene. Quindi io, perché io mi sto impegnando nel fare la casa, se fa esplodere il creeper qui non facciamo nulla. Quindi dai, muoviamoci, Marche, sono i metodi del lavoro. Ho bisogno di scendere giù per la crafting table, ma non ci voglio andare giù, ragazzi. Sentite, c'è il creeper, non mi fido proprio. Quindi trasformo un pochettino di legno e faccio queste scalette. Perfetto, al lavoro. Forza, forza, forza. Che comunque, ragazzi, pensandoci, c'è 60.000 per finire una casa del genere. Effettivamente, cioè, veramente tantissimo. Cioè, il tetto praticamente l'ho già finito. Dopodiché devo fare le finestre e basta, abbiamo finito, ragazzi. Magari ci posso fare un orticello. Cosa mi ha scritto? Ehi, vieni, ti regalo questo per passare la notte al meglio. Oh, cosa sarebbe? Cos'è che mi sta dando? Oh, ho un kit in mano? Ha un kit davvero in mano? Fammi finire un attimo di mettere queste scale. Cosa sarebbe? In che senso? Cosa? Oh, oh, che kit è? Kit Evoker? Oh mio Dio, non ci credo. Allora, è meno potente del Guardian, però, ragazzi, kit Evoker. Wow, grazie mille. Grazie mille. Slash R, grazie mille. Perfetto, sarò gentilissimo. Certo, non il kit completo, perché il kit Evoker completo, come state vedendo, ragazzi, ti dà anche tutte le mele, tutto il resto delle chiavi. Sicuramente l'avrà utilizzato lui. Però comunque, ragazzi, super gentilissimo. Grazie, grazie, grazie. Bene, ora posso lavorare al meglio. Sicuramente, se voglio ammazzare un creeper qui nelle vicinanze, posso sicuramente anche ammazzarlo. Oh, perfetto, ragazzi. Non lo so, la vita mi sta aiutando in qualche modo. Mi sta dicendo che effettivamente sono bravo e mi sono comportato bene. Perché effettivamente mi sono comportato bene. Cioè, ora, parlandoci chiaramente, ragazzi, non ho fatto del male a nessuno. Sono stato bravo e questa è la ricompensa che la vita mi dà: trovare persone ricche. Perfetto. Ok, il tetto direi che è completo. Magari vado a mettere delle slab in questo modo, che sicuramente è più bellino. Quindi, che boom. Quindi, tetto completato. Spero gli piaccia. Abbiamo bisogno di fare le finestre. Vado subito a recuperare della sabbia. Tetto ci sta. Ok, allora, sabbia, sabbia, sabbia. Oh, comunque ci sta, ragazzi, veramente bello. Certo, è un po' sporgente in avanti. Forse ho preso male le misure. Però, non fa... Cerchiamo di non morire. Alla ricerca di sabbia. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, vedo tanta sabbia qui nei dintorni. Perfetto, nemmeno dobbiamo sforzarci più di tanto. Oh, tanto, ragazzi, dobbiamo fare comunque qualche finestra. Quindi credo che un 40 di sabbia ci sta. Poi la pala Evoker potentissima. Oh, perfetto. Direi che qualche palatina in quella e ci siamo. Vediamo un attimino, rompi tutta questa sabbia. E ci dovremmo essere uno staccavoglia. Beh, mamma mia, siamo proprio, siamo andati anche forse fin troppo avanti. Perfetto. Andiamo subito a cuocere direttamente, ragazzi, la sabbia per fare le finestre. Dopodiché direi che ci siamo. Gli voglio fare magari un orticello. Quello sicuramente, perché sì, 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 glielo voglio fare. Giusto per ringraziarlo, perché mi ha dato comunque un kit Evoker, ragazzi, che non è per niente scontato. Devo dire che si vede bene la casa, a parte quel tetto che sicuramente poteva venire meglio, però va bene. Ed eccomi di ritorno. Perfetto, ho preso anche della cobblestone per fare la fornace. Quindi mettiamola qui. Mettiamo subito a cuocere il vetro. Esattamente. Aspettiamo che il vetro si cuocia. E dopodiché, ragazzi, è perfetto. Abbiamo fatto tutto quanto. Sì, 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 sì. Ecco, nel mentre invece che il vetro finisce ovviamente di cuocere, voglio andare direttamente con la mia zappettina, magari ne facciamo due, che è meglio, direttamente a prendere e fare un piccolo orticello. Quindi magari l'orticello lo voglio fare qui vicino. Esattamente, quindi scaviamo un pochettino di semi. Ho recuperato dell'acqua, quindi andremo a metterne una qui. Esattamente, iniziamo a scavare tutto quanto intorno. Dai, comunque sto facendo un ottimo lavoro, deve essere super super contento. Ho recuperato anche dei semini, mi sono messo qui a scavare i semini. Beh, ragazzi, comunque secondo me lui è stato molto fortunato a incontrare me, come io sono stato molto fortunato sicuramente a incontrare lui, che ovviamente mi ha dato questo kit, ragazzi. Ora io con questo kit sarò molto più attento, ragazzi, effettivamente, ad accettare dei TP e tutto il resto, perché se muoio di nuovo è la fine. Io ve lo dico, veramente qui ora è la fine. Quindi mettiamo un altro cecchiello magari qui da questa parte e zappiamo anche questa parte qui di terreno, così possiamo mettere altro grano. Ok, la prima zappa è finita, ma nel mentre tanto il vetro si sta cuocendo, quindi diciamo che secondo me, ragazzi, già 60k li possiamo richiedere. Ok, qui è tutto il grano è bello pronto. Andiamo a vedere se il vetro è pronto e, ragazzi, siamo pronti ovviamente per ricevere questi soldi. Allora mettiamo un po' di vetro qui, un altro po' di vetro qui da questa parte, qui è un'altra finestrella, mancano giusto queste finestrelle, dopodiché abbiamo finitos e ci prendiamo questi nostri soldi e gli ultimi pezzi di vetro, eccoli qui. Perfetto, ragazzi, ci siamo, casa completa. E andremo a dirgli, ovviamente, intanto gli vado a ridare tutti quanti i materiali che ovviamente non ho utilizzato e gli voglio andare a dire: perfetto, la casa è completa, che te ne pare? Ora chiediamo
A me, ragazzi, comunque mi piace. Bella, perfetto, ok, perfetto, è stato molto bravo, perfetto, grazie davvero. 60.000 sono stati in verità porchetta, perfetto ragazzi, ben 60.000 in saccoccia, ok, grazie mille, alla prossima, buon divertimento nel server. Io vado, perfetto ragazzi, ci siamo, possiamo tranquillamente uscire. E ora direi che ragazzi, con questa armatura super super potente, possiamo andare a cercare qualche altro lavoro senza farci truffare questa volta. Mi raccomando, siamo attenti, quindi allontaniamoci da questa zona. E fermi tutti, perché c'è questo giocatore X7 Giuseppe, no scusatemi, X07 Giuseppe, quello che sia, che ha scritto: "Recluto membri per il mio clan, scrivete nei messaggi se siete interessati". Ok, ok, ok ragazzi, sapete cosa? L'armatura ce l'abbiamo, abbiamo fatto un minimo di soldi, proprio un minimo. E perché non andare a vedere un attimino chi è che recluta, cos'è che, quali sono i requisiti e così via. Andiamo a mandare un messaggio a X Giuseppe: "Ciao Giuseppe, sono ancora in tempo per il clan? Mi piacerebbe molto entrare". Ok, io chiedo ragazzi, chiediamo. Effettivamente, come vedrete, incognito, succedono cose che io magari con il mio account Marques non me ne accorgo, perché quando gioco io e scrivo qualcosa in chat, praticamente ci sono tantissimi messaggi e mi perdo proprio queste cose. Mi ha detto: "Certo, mandami pure di PA". Ok, allora, guarda che ti riporto e ti faccio bannare, please. Ok, io lo vado ovviamente a mettere ora in primo piano come cosa, che ovviamente non mi devi truffare. Vediamo un attimino se effettivamente lui sta reclutando persone per il suo clan. Intanto abbiamo del legno, quindi facciamo dei cartelli. Ok, la crafting table già ce l'abbiamo, così possiamo parlare con lui e facciamo subito subito dei cartelli. Non troppi, una cosa come, vediamo, boom, va bene, 9 cartelli, va benissimo, sono fidato, tranquillo. Perfetto, io mi fido. Ora ti mando il TPA, anche perché già mi hanno truffato e non vorrei riperdere di nuovo l'inventario. Ecco, sai com'è? Cioè, nel senso, io non mi piace essere truffato. Poi ragazzi, come ripeto, secondo me i marchessini onesti che stanno guardando questo video non fanno queste cose, vero? Sì, lo so che siete onesti. E ci siamo, salve, salve Giuseppe. Allora, come va? Eccoci, come va? Tutto bene? Perfetto. Allora, vediamo un attimino io, ah ok, non è climata la zona. Che strano ragazzi, zone non climate. Comunque, non lo so. Andiamo comunque a vedere cosa ci sta dicendo. Certo, tutto bene, ottimo, perfetto. Allora, dimmi un po', cosa devo fare per entrare nel clan? Ok, io sono interessato, spiegami cosa devo fare. Su, sono super interessato. Per entrare nel mio clan ci sono delle prove da superare. Devi venire nel mio Discord. Addirittura devi venire sul tuo Discord. Ok, va benissimo. Spero che non sono prove molto difficili. Comunque, mandami pure il tuo nome di Discord. Ok, una persona che effettivamente, ragazzi, alle 3 di mattino, alle 3.22 di mattino in Italia, mi dice di venire su Discord. Che strano, va bene. Andiamo su Discord, non è importante, ragazzi. Ora mi manda il suo nick e vediamo ovviamente cosa effettivamente ci vuole dire. Soprattutto perché, capite, cioè io sono in incognito, non ho chissà che cosa, voglio vedere che prove ci vuole far superare. Ok Giuseppe, mi senti? Sì, ti sento. Ok, perfetto, anche ti sento. Come stai? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Ok, ma domanda così particolare: che ci fai di sveglio alle 3 di mattina a giocare nel server? Mi piace giocare, mi piace divertirmi. Ok, ho capito. Domanda allora, dimmi un po', quali sono queste prove che devo superare per entrare nel clan? O meglio, cosa allora, che devo fare? La prima prova, dovrai costruirti una base. Costruirmi una casa. Base, una casa. Ok, va bene, quindi all'interno di questo villaggio, no? Sì, esatto. Ok, ok, ottimo, perfetto. Quindi questa è la prima cosa che devo fare, giusto? Esatto. Ok, bene, posso costruirla dove voglio, qui nel villaggio, è indifferente? Va bene anche qua, sì, prenditi un punto qui e poi costruisci la casa. Ok, ok, ho capito, ho capito. Tu che kit hai, per curiosità, giusto per sapere? Che? Che kit hai, per sapere, così? Kit Blaze. Allora, c'ho la spada Blaze. Ok, quindi tutto il kit Blaze praticamente. Sì, esatto. Ok, no, io ho il kit Evoker, che teoricamente dovrebbe essere più forte. Sì, è più forte delle Blaze, esattamente. Beh, sono un po' più forte di te, quindi tu sei il capo di questo clan, ma sono più forte di te, ricordatelo. Ok. Ok, va bene. Allora dai, mi vado a costruire questa casa e va bene, torno tra poco. Va bene. A dopo. Ok ragazzi, l'ho messo un po' così in imbarazzo, come vedete, ho detto: "Ah, io sono un pochettino più forte, ho il kit Evoker e bla bla". È stato divertente. Sapete cosa voglio andare a fare, ragazzi? Ora mi vado a mettere i permessi su questo account e vado a copiare la sua casa, perché io
prendendo un'ascia in legno, ragazzi, effettivamente, con adesso i permessi che mi vado ad aggiungere con Word Edit, posso coprire la casa e dirgli: ah, ecco, la casa è tutta pronta. Ragazzi, ora vi faccio vedere cos'è che succede. Quindi, andandomi, mi voglio un attimino andare a mettere i permessi senza poter morire. Quindi, signor scheletro, magari se muori mi fai tipo un mega favore, grazie mille. Quindi mettiamoci un attimino i permessi, copiamo la sua casa e la incolliamo e diciamo: ehi, la mia casa è pronta. Così, ragazzi, lo iniziamo a trollare. Vediamo un attimino. Quindi fatemi mettere i permessi sulla console. Bene, mi sono messi i permessi, quindi usciamo e con l'ascia in legno possiamo prendere questo angolo della casa. Quindi boom, preso l'angolo, devo prendere l'angolo anche in alto. Quindi ora, senza farmi vedere, ok, lui è qui, ok, potrebbe essere un problema. Non mi devo far vedere perché devo un attimino salire, prendere l'altro angolo in alto. Dai, sali, 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 Marques, perfetto. Teoricamente ci siamo, ok, ok, non mi ha visto. Io ho preso comunque anche l'altro angolo, perfetto. Ora non mi resta altro che fare il comando slash copy. Perfetto, tanto lui comunque, ehi, eccoci, ciao Giuseppe. Andiamo davanti ovviamente senza farci sgamare. Boom, slash copy fatto. Quindi ora in questo caso mi manca solo di incollare la casa e vedere un attimino la sua reazione, ragazzi. Ora iniziamo a trovarlo, dopodiché tipo posso cambiare il pavimento. Ora ci penso io, che andiamo ad incollarla magari dietro questa casa, sì, molto meglio che c'è più spazio. E boom, ragazzi, casa incollata, è letteralmente uguale, ragazzi, non cambia nulla, ma proprio nulla. Quindi togliamo la scia di Word Edit, quindi andiamo a mettere magari non proprio qui, togliamo questa botola e andiamo a scrivere casa di, come mi chiamo io, non mi ricordo, tipo miau miu, una roba del genere, non mi ricordo. Bene, perfetto, quindi effettivamente la casa è copia incollata, ragazzi. Ora voglio andare direttamente a togliere un pochettino questa terra perché non mi piace davanti l'entrata, e andiamo a chiamarlo, gli diciamo: ehi, ho finito la tua casa, bene, la prima prova è superata. Ok, magari ora l'ho incollata un po' male, ragazzi, quindi togliamo magari questa terra. Sono troppo curioso, ve lo giuro, di sapere la sua reazione, ve lo giuro, ragazzi. Non so come reagirà, non ho la più pallida idea, ma togliamo queste ultime foglie e possiamo andare direttamente a parlare con il nostro amichetto. Non vedo l'ora, ragazzi. La sua reazione secondo me sarà tipo, ma non ho idea, si spaventerà tantissimo. Ehi Giuseppe, ma da quanto sei warden? Ho appena comprato il VIP, perché non mi andava giù l'idea che eri più forte di me, allora ho acquistato il VIP per essere più forte di te. Ah, hai comprato il VIP? Oh, fammi vedere che VIP è, il VIP Warden. Quindi, perché non è l'armatura A? Mi sa che l'hai appena comprato proprio? Sì. Ok, quindi sì, dovresti avere un'armatura di netherite adesso, no? Ok, fammi, non ti rubo nulla, giusto per vedere. Oh, che figata, fammi vedere. Beh, ok, molto meglio sinceramente rispetto al Blaze che avevi prima, giusto? Esatto, molto okay, meglio. Ok, ok. Bene, comunque complimenti. Sono venuto qui per dirti che la mia casa è finita. L'ho fatta un po' più giù, vieni, te la faccio vedere. Ok, va bene. Vieni. Allora, ci ho messo un pochettino, in realtà molto veloci. Sono passati quanto? Sono passati 6-7 minuti, tipo? Questa è la mia casa, Giuseppe. Cosa c'è? È identica alla mia. Come hai fatto? Hai fatto qualche hack? Ah, qualche hack? No, nulla, non ho fatto nulla. Casa di miau miau, sono io, come vedi. Sì, ma è identica alla mia. Va bene. È praticamente una copia. Non è una copia, guarda, vieni, ho cambiato, no, mi sa sì. Niente, mi piaceva la tua e quindi l'ho fatta come te, qual è il problema? Ma non vale, la sfida era che dovevi costruirti una base diversa, non la copia di casa mia. Come hai fatto a farlo così velocemente, però? Così velocemente? Ma io sono super pro, cioè, nel senso, tu non sai con chi stai parlando, fidati. Sono super pro, non ti fare queste domande. Comunque, vedi, ho fatto la casa velocemente. Poi, sì, che ora tu hai il kit più potente del mio, ma come vedi, cioè, nel senso, una casa in 6 minuti di questo modo, chi è che te la fa? Nessuno, Beh, per questa volta la casa va bene. Va bene, dai, comunque, ok. Dimmi, comunque io, cosa? Io comunque ho il kit più forte del tuo e tu sei scarso. Non è che sono scarso, sì, tu hai il kit più potente del mio, sicuramente perché ho un Evoker, però tu l'hai appena comprato. Poi non è vero, guarda che se io voglio mi posso prendere anche il Dragon, non dire queste cose, perché i miei genitori sono ricchissimi e io posso permettermi di tutto, non ci credi? No. Ah, non ci credi davvero? No. Ah, va bene. Ora vedremo. E poi nel senso che fammi vedere il kit Warden. Allora, slash kit. Ora sono proprio curioso di che kit, che armatura ha. Protezione 4. Ok. Il Dragon ovviamente ha anche la protezione 4. Però molte cose in più che ora tu sicuramente non avrai. Perché io mi andrò a prendere il Dragon. Ma figurati se una chippetta come te si va a prendere il kit più forte. Oh, mi stai insultando? Come ti permetti? Certo che ti sto insultando, sei una pippa. Vabbè, ora vedremo chi è scarso. Non ti preoccupare. Mi vado subito a prendere il kit Dragon. Tu stai tranquillo. Anzi, facciamo così. Dimmi una cosa, ti faccio l'ultima domanda. Ci credi o non ci credi che mi posso permettere il kit Dragon? No, non ci credo. Secondo me stai dicendo una bugia. Ma io sono ricco, te lo dico, io sono ricco. Devi crederci a queste cose. Va bene, non allora. Non ci credo. Non ci credi? No. Ok, va bene, aspettami qui. Ok,
Ok ragazzi, ora quello che vado a fare ovviamente è con i permessi che ho aggiungermi il VIP Dragon e voglio vedere la sua reazione. Ragazzi, mi sta insultando, mi sta prendendo un po' in giro. Perfetto, mi sto divertendo tantissimo. Ok, ora andiamo a prendere il kit Dragon. E il kit Dragon, ragazzi, è proprio questo qui, quindi il kit più potente. Ora voi vi direte: Marcus, e ovviamente lui cosa si chiederà? Ma come hai fatto a permetterti un kit del genere? Ragazzi, non vedo di vedere la sua reazione. Quindi andiamo direttamente a comprarlo, aggiungiamolo al carrello. Ovviamente lo sto aggiungendo al carrello perché non posso davanti a lui prendere, boom, darmi tutto il kit. Devo ovviamente fare una cosa in modo che lui ci creda, quindi sono sullo store ovviamente per prenderlo. E guardate un po' chi è appena diventato Dragon dalla scoreboard, Rank Dragon. Ok, ora ragazzi, boom, kit Dragon, possiamo finalmente riscattarlo e andiamo a prenderlo in giro, ragazzi. Ovviamente è tutto uno scherzo, poi andrò a dire che sono Marcus e tutto il resto, quindi non vi preoccupate. C'è un creeper dentro casa, bene, non era previsto. Oh, ora voglio vedere quale sarà la sua reazione. Andiamo, 3, 2, 1, andiamo. Ehi Giuseppe, guarda qui che kit ho preso, hai visto? Guarda la mia name tag. Esatto. Hai visto? Poi guarda qui, boom, tutto il kit Dragon. Ora chi è il povero? Dimmi un po'. Hai visto? Tu non ti fidavi di me. Anzi, aspetta che mi stavo quasi dimenticando tutti gli utensili, bla bla bla. Oh, ok, ora sì che sono bello ricco. Hai visto? Non ci credevi? E invece io ti ho detto che sono super ricco e ho shoppato il VIP Dragon, così impari. Cosa? Hai visto? Sono più forte di te. Ehi. Non mi toccare, tanto ci morirai, sono molto molto più forte. Comunque va bene, dai, no, smettiamola di litigare, tanto non è importante. Quindi questa è la mia casa, ora sono dentro il clan? Sì o no? Allora, se sei solo sì o no? Va bene. Ok, sono dentro il clan anche perché sono più forte di te, perché sono il VIP Dragon. Quindi, allora un attimino che mi devo un attimo allontanare dal PC, va bene? Mi metto un attimo seduto qui e chiudi la porta. Ok, se vuoi rimanere, ecco, arrivo subito. Mi allontano un attimo il PC. Non mi ammazzare, okay. Mi raccomando. No, tranquillo. Ok. Perfetto, ragazzi, ora usciamo con questo account, rientriamo con l'account di Marcus e gli riveliamo tutto quanto. Ok, facciamo finta tipo che ci dobbiamo allontanare e usciamo un attimo dal server. Sto avendo problemi di lag ora, non so se stai vedendo anche tu, però non so, mi hai disconnesso, mi hai visto che mi hai disconnesso per caso? Sì. Ok, aspetta che provo a rientrare. Perfetto, abbiamo la scusa perfetta ragazzi per entrare con l'account di Marcus e ora ci penso io. Siamo dentro con l'account di Marcus, perfetto, ora voglio vedere un attimino cos'è che vuole fare. Guarda che lo voglio trovare un pochettino, prima smutiamoci. E Giuseppe, mi senti? Certo, ti sento. Non riesco a rientrare, non lo so, ma ho un problema forse con l'account. E per caso sai come risolvere per caso? No, perché? No, perché sai, vorrei tornare a giocare. Prova a rientrare ancora. Ok, ora ci provo. Ora vado a togliere il filtro alla voce e voglio vedere cosa dirà. Ok, 3, 2, 1, togliamo il filtro. Giuseppe, mi senti? Sì, ti sento. Mi riconosci, vero? Certo, sei Marcus. Esatto, guarda dietro di te chi c'è. Oddio. Esattamente, Giuseppe, ero io, sono un incognito. Ma che ci fai le 3 di mattina a giocare nel server? Mi piace giocare nel tuo server. Ok, va bene. Allora, è stato uno scherzo super divertente. La casa, come vedi, l'ho copia incollata. Boom, guarda, non c'è più, hai visto? No. Bello, divertente. Esattamente. Beh, ma te l'ho detto, comunque, ti sei divertito, no? Sì. Ok, allora, per appunto scusarmi del disturbo, ti do questo bandolo spia che puoi andare ad aprire. Quindi vieni con me allo spawn, andiamo subito ad aprirlo. Perfetto, vai Giuseppe, apri queste chiavi. Vediamo, apri le chiavi Summer. Sono curioso di sapere se trovi appunto l'armatura. Vieni, sono qui davanti a te. Dove sei? Ah, ecco. Vai, aprile tutte. Se trovi l'armatura, tanta roba. Vai, vediamo. Apri tutte le chiavi Summer. Oh. Cosa hai trovato? Pace spia. Ok, vediamo. Vai, aprile tutte. Le hai aperte tutte? Sì, ho aperto tutte. Ok, quindi hai trovato falce spia, pesca della spia. Perfetto, invisibilità, pozione antifuoco, scudo spia. Oh, fammi vedere, mettiti lo scudo. Ok, perfetto. Va bene, Giuseppe, bello. Ti ringrazio per aver appunto assistito a questo troll. E ci vediamo prossimamente. Ciao. Ragazzi, perfetto, è stato super divertente giocare in incognito. Comunque, alcune volte il suo fascino è divertente.